Spesso di un oggetto si hanno diversi modelli. Io, per esempio, ho un casino di borse e borsette, però comunque mi ritrovo sempre con il problema, o diciamo il difetto, che alla fine uso di per sé sempre le stesse borse. E così ho pensato che in questo video di oggi vi voglio presentare le mie 5 borse più usate di quest'anno. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti nel mondo di Mademoiselle Stella. Qui ogni settimana parliamo di moda, soprattutto però di borsette e ogni tanto anche di viaggi. Se anche voi siete amanti di questi temi, allora per favore iscrivervi a questo canale, così che so che vi piacciono i contenuti, ma soprattutto anche così che non perdete il prossimo video. È già passato qualche giorno da quando ho fatto il mio ultimo video della wishlist e come sentite purtroppo la mia voce non è ancora ritornata, anche se fa veramente stracaldo qua, mi bevo ogni giorno diversi tè con dentro il miele per farmi tornare la voce, ma purtroppo non ritorna, per quello se anche qui mi manca un po' la voce, per favore scusatemi. Ma adesso arriviamo al tema di oggi, che sono sicura che non sono l'unica ad aver questo problema o questo difetto, è uguale poi come si vuole chiamare, che alla fine ci si rende conto di avere diversi modelli di un oggetto, ma si usa sempre lo stesso o gli stessi modelli. Lo so che l'anno non è ancora finito, siamo a metà anno, però appunto ho pensato di guardare adesso quali sono le 5 borse più usate di quest'anno. Ma adesso direi, cominciamo subito con la prima borsa che vi voglio mostrare, che è anche di per sé la più usata che ho di, diciamo, questi 6 mesi dell'anno, ed è la mia magnifica Polaine. Questo qui è il modello numero 9, la conoscete già dal video dell'unboxing che vi ho fatto qualche tempo fa quando l'ho comprata che ero a Parigi, per chi lo vuole vedere il video, che non lo conosce ancora, lo vuole riguardare, vi lascio qui sopra naturalmente il link. E se vi chiedete perché la mia borsa più usata, è semplice, il colore si lascia abbinare con tutto. Veramente va bene con praticamente ogni outfit che ho nell'armadio. Poi è super adatta per la grandezza anche perché posso mettere dentro i miei everyday essentials, come si dice, e veramente le cose più utili che voglio sempre portare con me le posso mettere dentro. Ci sta dentro perfino l'ombrello pieghevole se proprio voglio che viene a piovere. E poi quello che mi piace tanto è che la si può usare sia di giorno che la sera perché la trovo elegante ma anche molto sportiva. E l'ultima cosa che anche mi piace un sacco di questa borsa è l'opzione di poter mettere ma anche togliere la tracolla e se no appunto tenerla qui al manico per appunto avere o le mani libere o anche appunto più elegante naturalmente tenerla in mano. La mia seconda borsa più usata di quest'anno, e devo ammettere non l'avrei mai pensato di usarla così tanto, è la mia bellissima boy bag di Chanel. La uso tantissimo, appunto non l'avrei mai pensato perché di solito la mia classic flat bag non la uso così tanto perché ho sempre paura di rovinarla, ma devo ammettere adesso che questa qui è di pelle non di agnello ma di vitello. Naturalmente è un po' meno delicata di quell'altra e così oso usarla un po' di più. Chiaro, lo so che è sbagliato non usare quell'altra, però comunque i fatti sono quelli e così la uso di più questa qua. Quello che mi piace tanto anche qui sembra ancora il fatto che va bene con ogni outfit, grazie al colore, ma anche diciamo alla possibilità di poterla portare sia elegante che anche molto sportiva. E poi una cosa che io adoro è anche sempre avere la possibilità di poterla portare la borsetta crossbody, vuol dire di mettersela proprio intorno qui alle spalle, di metterla solo sulle spalle, ma anche si può portare in mano se si vuole, o chi proprio vuole, però io non lo faccio mai, la si può anche tenere in mano così come tipo una clutch. E appunto ci sono tante varianti di come usarla e per quello è una borsa che io amo veramente tanto. La capienza è super, l'unica cosa, appunto, la mia bottiglietta dell'acqua che mi porto sempre purtroppo non c'ha posto. E così naturalmente mi porto sempre un'altra borsa di stoffa per poter avere l'acqua con me. Però se vi chiedete cosa ci si può mettere dentro tutto in questa bellissima borsa, qui sopra anche il video per il mio What's in my boy bag, così che potete guardarvelo.
Riflettendo così, devo dire che sulla lista delle 5 borse più usate ho tutti i modelli che mi sono presa, a dire il vero, ultimamente, perché la Boy Bag adesso è un anno che ce l'ho praticamente, perché l'ho presa circa un anno fa, era maggio o giugno se non mi sbaglio. La Polaine l'ho presa l'anno scorso in ottobre-novembre. E la borsa che vi faccio vedere adesso è questa magnifica Speedy di Louis Vuitton. Anche lei l'ho presa con la mia Polaine quando recentemente sono stata a Parigi, per quello anche lei è molto nuova nella mia collezione. Si tratta della Speedy 25 avec bandoulière, vuol dire naturalmente con la tracolla. E questa qui però è il modello in pelle, non canvas, come si conosce di solito. E a me piace tantissimo, soprattutto perché il vantaggio di questa pelle è che non lascia le macchie. Non so se anche voi avete delle borse Louis Vuitton, ma se avete appunto il modello canvas e poi avete un qualche pezzo in pelle, spesso la pelle chiara dopo ha le macchie dell'acqua e a me dà sempre fastidio. Questa qui l'ho messa una volta, si è purtroppo messo a piovere, e però ero tutta contenta perché alla fine devo ammettere di puntini d'acqua, non ne ha neanche uno. Per quello è ancora magnifica e devo dire che il pellame per me è super perché se appunto non lascia le macchie sulla pelle, l'acqua è fantastico. Poi devo ammettere che è la mia Speedy preferita che ho nella collezione perché di Speedy adesso ne ho diverse. Diciamo questa qui è la mia terza Speedy che ho nella collezione. E quello che amo tantissimo di questa qua è che ha le cerniere che vanno giù in fondo. Vuol dire che l'apertura è veramente grande e super comoda. Poi quello che amo anche è la tracolla, quella lì è in pelle, è una pelle super morbida, così anche qui se si porta la borsa crossbody non taglia le spalle ed è veramente gradevole da portare anche se strapiena la borsa. Come appena menzionato, appunto vi mostro tutte borse che sono super attuali, appena prese. Diciamo che non è neanche un anno, forse è un anno esatto che le ho nella mia collezione. E anche la prossima che vi faccio vedere è anche una borsa che ho preso l'anno scorso. E si tratta della mia bellissima Louis Vuitton Pochette Métisse. Di questa qua devo ammettere non c'ho il video unboxing perché quando l'ho presa non avevo ancora il mio canale YouTube e per quello non esiste, però chi vuole vedere What's in my bag, anche qui abbiamo un What's in my bag, qui sopra il link. E questa qui la vedete spesso sulle mie foto, sui miei video, l'ho anche portata quando sono andata alla Champagne a fare il viaggio perché è una grandezza veramente comoda da portare in giro, poi con l'opzione di mettere e togliere naturalmente la tracolla, la trovo super comoda per avere le mani libere quando si va a visitare una città o si va a fare shopping. E poi ha tante tasche, allora qui fuori ce n'è una con la cerniera, anche super comoda, qui se la apro anche lei ha diversi scompartimenti, anche qui dietro ce n'è ancora uno. Per quello è veramente fantastica, poi è una borsa di per sé molto leggera quando è vuota, vuol dire che quando ci metto dentro un sacco di cose che voglio portare con me, naturalmente non è troppo pesante già di per sé la borsa, e poi ci sta perfino la mia bottiglietta d'acqua. Questa qui però la uso un pochettino meno delle altre che vi ho fatto vedere perché questa qui non so perché io la ritengo meno elegante per la sera, per quello la uso soprattutto di giorno, sia per outfit eleganti o sportivi, quello sì, però per uscire la sera la trovo comunque un pochettino troppo sportiva e per quello la uso un po' di meno delle altre borse che vi ho fatto vedere prima perché le altre veramente le uso sempre sia di giorno che anche la sera. Ora vi ho fatto vedere tutte borse o borsette di, diciamo, case molto famose. E la prossima borsa che vi faccio vedere di per sé è una borsa no name, però io la adoro così tanto e vi faccio vedere prima qual è la borsa, dove l'ho presa e poi vi spiego il perché. Allora, la borsa è questa qua. Sono sicura che tanti di voi la conoscono o, diciamo, conoscono questo tipo di borsa. È semplice, quadrata, piccola, esiste in diverse grandezze, esiste un pochettino più grande, un pochettino più piccola, con la cerniera dietro o senza cerniera. E in ogni caso è una borsa di pelle che viene del mercato.
A me piace tantissimo andare al mercato a fare la spesa, non solo di alimentari, ma anche di vestiti, borsette, accessori, scarpe, tutte le cose appunto. E questa qui la trovo fantastica. L'ho scoperta l'anno scorso e quello che mi piace non è solo la grandezza di questa borsa, ma quello che adoro è che ha le tasche con le cerniere, naturalmente, ma quello che mi piace di più è l'opzione di mettere diverse tracolle. La borsa di per sé l'ho pagata 40 euro al mercato, è una pelle veramente molto resistente, molto fine, allora morbida e la trovo veramente carina. E visto che io amo cambiare le tracolle delle borse perché appunto trovo che se si ha già l'opzione di cambiare le tracolle in base all'outfit bisogna farlo e adesso vi voglio far vedere le tracolle. La borsa la metto giù qua, so che non la vedete più. Però adesso vi faccio vedere le tracolle. Allora, la prima tracolla che mi sono presa chiaramente è una tutta nera. Tanto per dirvelo come informazione, ogni tracolla costa 10 euro, per quello trovo che è un prezzo molto onesto. Ho preso questa qua tutta nera, come vedete si lascia anche adattare la lunghezza e l'hardware è in oro. L'ho preso in oro perché, come vedete, la mia borsa anche lei ha l'hardware in oro. Allora ho pensato che stesse bene comprare lo stesso hardware. Esiste anche naturalmente in argento, ma appunto non lo trovavo molto sensato. L'ho presa tutta nera perché se voglio una borsa proprio completamente nera, questo qui è super, e però ho trovato anche altre tracolle. La prossima tracolla che mi sono presa è una gialla, chiaro, naturalmente amo il giallo, dovevo comprarmela gialla. Anche qui ne abbiamo una con su dei fiorellini, la trovo molto estiva o primaverile anche. E anche lei si lascia adattare, di per sé il materiale è sempre lo stesso, cambia appunto solo il disegno. Anche qui l'hardware è in oro, per quello va perfetto con la borsa che ho. E quando poi ho detto, adesso mi sono presa questa qui bella con i fiori, poi ogni tanto cambiavo con quella nera qui e qua e là, mi sono detta, ah, adesso basta, ne ho abbastanza di tracolle e la prossima volta che sono andata al mercato ne ho comprate altre due. Ecco. Non so il perché, ma da me è sempre un fenomeno. Mi dico basta, stop, non comprare e poi compro. Quando invece dico adesso voglio andare e cercare quella cosa lì, non la trovo. Non so perché, forse avete anche voi sempre quel problema o lo conoscete il problema, per quello fatemelo sapere se anche voi lo conoscete. In ogni caso, mi ero detta basta, tracolle, ne ho comprate due e una di quelle due è questa qua. Anche qui abbiamo ancora hardware in oro. E questo qua è il disegno. Questo qua fa la borsa molto sportiva, forse ve lo faccio anche veloce vedere così che avete un po' un'altra idea com'è la borsa. Ecco qua, ve lo mostro qui così. Spero che lo vedete abbastanza bene. E eccoci qua. Io la trovo molto carina la borsa così perché è appunto super sportiva. E poi quando ne ho vista anche un'altra di tracolla, anche lì mi sono detta, guarda, questa qui la devi prendere, non puoi non prenderla, però purtroppo prima l'ho trovata col hardware in argento. Poi ho continuato a cercare, a cercare, a cercare e finalmente c'era una bancarella che ce l'aveva con l'hardware in oro e l'ho subito presa. Guardate che bellezza questa qua. Questa qui è magnifica perché non è solo sportiva ma anche super elegante questa tracolla. Anche questa qui ve la faccio veloce vedere alla borsa così che avete un'idea com'è. Ecco qua come si presenta quando è attaccata alla borsa. Come vedete, fantastica. Allora, io la trovo bellissima veramente. E sto pensando appunto di comprare forse ancora un altro colore di questa borsa così che posso usare le tracolle anche su altre borse. E quello che appunto ammetto, ne ho anche già delle altre del mercato. Ho altri colori e altre forme che posso usare le tracolle. E se per caso le volete vedere, fatemelo sapere nei commenti che comunque vi faccio volentieri un video di quelle borse lì. Se però dite che non vi interessa vederlo, nessun problema, non vi devo fare il video. In ogni caso, fatemi sapere anche sempre quello che vi interesserebbe vedere, che quando posso, mi piace fare i video che desiderate anche naturalmente. E questa qui era appunto l'ultima borsetta che volevo mostrarvi.
Mi farebbe molto piacere se mi fate sapere quale sono o qual è la vostra borsa più usata di quest'anno per ora. Scrivetemelo nei commenti, naturalmente. Se il video vi è piaciuto, per favore datemi anche un like. Se avete ancora voglia di guardare qualche video, vi lascio qui due video così che potete guardarli. E adesso vi saluto, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!